Io sono Poggio, ringrazio subito Franco Toscani per aver accettato questo invito. In realtà nel programma originario erano previsti due interventi, poi per motivi così legati alle contingenze della vita ci sarà solo Franco Toscani, oggi c'è solo Franco Toscani, comunque su una figura di grande rilievo e quindi penso che l'incontro abbia di per sé un suo significato. Forse sarebbe stato anche difficile contenere in un pomeriggio fin verso le 17, vediamo insomma più o meno, ecco, questa nostra iniziativa. Il ciclo, per chi non l'avesse seguito, altri incontri dedicato al 68 in senso molto ampio, e alcune figure che ci sembrano importanti per capire sia cosa è successo, sia le interpretazioni che sono state date di questo fenomeno, evento difficile da mettere a fuoco. Inizio con una mini provocazione perché vedo che sta prendendo piede ampiamente, con giudizi poi diversificati. Il concetto secondo cui, vabbè, questo 68 comunque lo si identifichi, ha avuto come effetto, conseguenza o paradossale oppure voluta dagli stessi protagonisti, come dire, un'accelerazione dei processi di cosiddetta modernizzazione. Ecco, questa parola a me fa venire subito l'orticaria perché la vedo usata in contesti diversissimi in modo del tutto abusivo, nella maggior parte dei casi. Allora, pensavo a come si colloca una figura come padre Ernesto Balducci in questo discorso, no? Perché all'incirca mi pare che il 68, inteso in senso anche lato, no? Sia stato motivato, abbia avuto, al di là delle sue conseguenze, su cui si può discutere all'infinito, come uno dei temi centrali, sicuramente quello, una sorta di, come dire, di una struttura di ingiustizia che governa il mondo. Questo mi pare che nel caso di Ernesto Balducci sia molto vero, con tutta una serie di elementi, cioè l'impianto gerarchico in ogni contesto, o cose anche per certi versi più gravi, come razzismo, colonialismo, il maschilismo, eccetera, eccetera. Ecco, e allora l'obiettivo è stato quello di accentuare tutto ciò o cercare di, come dire, contrastarlo, magari ingerente, eccetera. Beh, mi sembra quindi una tematica non abusiva, importante. Ecco. Cioè, la realtà, credo che abbastanza innegabile che questi cosiddetti processi di modernizzazione, se vogliamo chiamarli così, si stanno effettivamente intensificando, cioè a velocità crescente. Ecco. Rispetto a tutto ciò, uno dei temi che a me ha affascinato, arrivando a leggere in ritardo, confesso, io ho letto alcune cose importanti come l'uomo planetario di Ernesto Balducci, dopo averlo non conosciuto, ma l'ho sentito a un dibattito che è stato fatto nella piccola città dove abito, tra Alessandria e Genova. Sono rimasto molto colpito, insomma, dalla sua energia, dalla sua forza, dall'intensità con cui poneva i temi. Ecco, e allora, ad esempio, il tema l'uomo planetario. Ecco, l'uomo planetario oggi sembra che sia il contrario, cioè è una sorta, scusate, adesso se vado un po' non leggero, una sorta di cavernicolo dotato di altissime tecnologie. Questo mi sembra l'uomo di oggi, e non solo di oggi, perché mi ricordo una valutazione analoga fatta da uno scrittore anche molto ambiguo come Ernst Jünger, parlando di quello che succedeva nella Seconda Guerra Mondiale. Ecco, direi che Balducci ci dà altre prospettive, altri orizzonti, altre forse speranze. Comunque, la smetto subito. Franco Toscani, che ha collaborato già in passato con un'opera della Fondazione Micheletti, è tratto proprio sul tema. Ernesto Balducci è saggista, poeta, docente,
non so se sei in pensione o meno, no, in attività a Piacenza nei licei e credo che, so, ben inteso, Balducci, Don Milani, eccetera, sono alcuni dei tuoi interessi forti, ecco, di studio e di interpretazione, di ricerca. Grazie. Bene, grazie per l'invito a Pierpaolo Poggio e alla Fondazione Micheletti e grazie a voi per essere presenti a questo incontro su questa figura straordinaria di Ernesto Balducci, che era un padre scolopio, ma un prete scomodo, insomma, un prete scomodo che come tanti altri, non fu certo solo, da Mazzolari a Milani, a Turoldo, a Bello, a Bruno Borghi, a Giulio Girardi e a tanti altri meno noti, magari figure più militanti, ma comunque figure non meno significative, magari preti operai, ecco, hanno caratterizzato la ricca, vitale stagione del cosiddetto dissenso cattolico in Italia, nella seconda metà del XX secolo. Tutto iniziò a partire dal concilio, poi vengo Pierpaolo anche a dire qualcosa su quello che hai detto tu su modernizzazione del 68. Tutto iniziò a partire dal concilio Vaticano II, come sapete, tra il 1962 e il 65 si svolse, convocato da Giovanni XXIII. Poi, dopo la morte del Papa Buono, come fu chiamato, fu concluso da Paolo VI, da Papa Montini, bresciano. Fra le innovazioni del Concilio vi fu la collegialità episcopale, il rinnovamento liturgico, il dialogo ecumenico, l'attenzione per l'ebraismo, per le altre religioni e in generale l'apertura al mondo contemporaneo. Ecco. L'apertura al mondo contemporaneo fu, direi, una delle caratteristiche principali del Concilio Vaticano II. Non dimentichiamo però che vi furono forti contrasti, diverse linee presenti anche allora, come oggi, all'interno della Chiesa. Quindi, diciamo, c'erano i padri più tendenti all'apertura e i padri invece più conservatori, insomma, proprio no, come oggi, così anche allora. E quindi una stagione comunque ricca di grande fermento all'interno della Chiesa, che all'interno della Chiesa il Concilio poi ha preparato il terreno dal punto di vista dei credenti per gli avvenimenti del 68, insomma. Dicevamo preti scomodi, quelli come Balducci, perché dai conservatori cattolici per i conservatori cattolici egli era troppo marxista, invece per i marxisti ortodossi era troppo cattolico, quindi mal visto un po' da molte parti. Ecco, in realtà egli fu un uomo di fede, padre scolopio, dicevamo. Profondamente consapevole dell'ambivalenza delle religioni, ecco, questo tema dell'ambivalenza delle religioni è molto forte, molto presente in tutti i suoi numerosissimi scritti, in particolare del fatto che il cristianesimo, obliando il suo potenziale rivoluzionario e di liberazione, è stato a lungo parte integrante delle strutture ideologiche di legittimazione del potere, della cultura della competizione e del dominio. E quindi, da un lato, appunto, il cristianesimo era stato questo, è stato questo, e Balducci era convinto del fatto che il cristianesimo dovesse morire nella sua forma ideologica. Intendendo per ideologia, soprattutto il senso marxiano critico negativo del termine ideologia, per recuperare la profezia evangelica e rinnovarsi così alla radice, rilanciando un messaggio radicale di giustizia, di speranza, di pace nel rapporto fecondo con le migliori istanze del pensiero contemporaneo.
e anche nella pratica di un dialogo, di un dialogo interreligioso, non meramente di facciata, non retorico. È chiaro che secondo Balducci, questo è un motivo, un leitmotiv fondamentale della sua opera, ecco, la fonte, il richiamo alla fonte evangelica, insomma, deposuit potentes de sede et exaltavit humiles, depose i potenti dal trono ed esaltò gli umili, insomma. Questo è l'istanza evangelica fondamentale di riferimento. Il tutto riletto in una ottica di lotta, lotta vera e propria, perché Balducci è stato un intellettuale militante, una strana figura, strana ma in senso positivo, sfuggente a definizioni rigide, perché era un prete, certo, aveva un importante aspetto teologico anche, sul quale purtroppo non avremo molto tempo per soffermarci. Cercherò di dire qualcosa più avanti, ma temo che non avremo molte possibilità di approfondire questo aspetto teologico, in particolare l'escaton, l'escatologia, ecco, importante comunque, e questo aspetto. E però poi c'è anche un aspetto appunto di militanza politica, diciamo, di engagement politico, e da parte di Balducci c'è un aspetto antropologico in largo senso, c'è anche un aspetto ecologico, perché specialmente l'ultimo Balducci fu molto aperto alla questione ecologica, dibattito ecologico contemporaneo, sentiva molto la questione della salvaguardia della natura, dell'ambiente e di un nuovo rapporto anche con la natura, e quindi diciamo un impegno teorico di largo respiro, di grande respiro, e nella lotta per la plenitudo hominis, per la pienezza umana, una pienezza riguardante tutti. E in questa ottica di plenitudo hominis, la tradizionale separazione fra credenti e non credenti, secondo lui, andava rivista e superata. Ecco, questo è un punto importante su cui magari anche dopo torneremo, cioè l'oltrepassamento, l'überwindung della separazione tradizionale tra credenti e non credenti. A questo proposito, tra l'altro, in una lettera del 1987 mi scriveva, noi ci siamo conosciuti negli ultimi anni della sua vita, dicevamo, Balducci è morto nel 92, quindi a 70 anni, è morto tra l'altro quando era in piena attività. Non so chi di voi l'ha conosciuto, ma comunque era un uomo sempre in giro per conferenze, dibattiti, scriveva dappertutto, anche su giornali, riviste, insomma, adesso diremo qualcosa sulla sua vita. E comunque questo superamento di questa distinzione è fondamentale. Infatti, anche in una lettera del febbraio 87 mi scrisse che l'importante non è dichiararsi credenti e non credenti, ma è la fedeltà alla luce che splende dentro di noi. Ecco, il giudizio è nell'escaton. Questa è una citazione di Balducci tratta da una lettera che mi scrisse nell'87. E non a caso poi egli scrisse anche altrove: ringrazio quei non credenti che mi hanno insegnato il senso della giustizia. Una frase che lui pronunciò anche nella chiesa di San Francesco a Piacenza, credo, se non ricordo male, un anno prima di morire, nel 91, nel 90, nel 91, insomma, nella chiesa di San Francesco a Piacenza. Ringrazio quei non credenti che mi hanno insegnato il senso della giustizia. Ecco. Non è frequente sentire queste parole sulla bocca di un religioso, insomma, questo per darvi l'idea anche dell'apertura mentale, dell'antidogmatismo, ecco, dell'apertura mentale, dell'antidogmatismo di questa figura straordinaria, da cui abbiamo da imparare tutti, credenti e non credenti, appunto. Ora io direi, spenderei qualche parola,
se non vi spiace, sulla vita, sulle attività, sulle opere di Balducci, soprattutto per chi non lo conosce, e così anche da queste notizie rapide sulla vita, sulle attività, sulle opere, secondo me si ha un'idea della figura, insomma, di ciò che ha rappresentato e significato. Intanto, ecco, diciamo che egli era nato a Santa Fiora, era un toscano, Santa Fiora, un paese di minatori sul monte Amiata, e da una famiglia molto povera, una famiglia che viveva tra povertà e miseria, come lui scrisse. Il padre minatore ogni giorno faceva 14 chilometri a piedi per andare da Santa Fiora alla miniera dove lavorava. Quindi si alzava prestissimo e tornava la sera tardi. E quindi lui cresce in questo, il ragazzo Balducci, Ernesto, cresce in questo ambiente molto povero, fatto di lavoro, di impegno, di dedizione, di fatica, ma anche di uno stile di sobrietà, riservatezza, dignità nella povertà. E questo particolare non è particolare da poco, perché vabbè, poi lui studierà, entra da adolescente negli scolopi, studia nel seminario minore chiamato Speranzinato, poi prende i voti, assume il sacerdozio nel 44, e tra l'altro si sentirà anche in colpa per l'essere stato, come dire, ordinato sacerdote verso la fine della Seconda Guerra Mondiale. Quindi lui scampò, diciamo, la tragedia, no, della Seconda Guerra Mondiale, e si sentì anche un po' in colpa per questo, perché lui, mentre il mondo viveva una tragedia immensa, lui poté studiare da sacerdote tranquillo, sostanzialmente. Ecco, iniziò l'insegnamento alle scuole pie fiorentine, si laureò in lettere e filosofia con una tesi su Fogazzaro, insieme ad Attilio Momigliano. La sua tesi poi fu pubblicata proprio presso Morcelliana, qui, casa editrice bresciana, nel 52. Fondò subito un circolo umanistico cristiano, come lo chiamò, negli anni 50, all'inizio degli anni 50, e allora l'attività sua fu prevalentemente letteraria. Conobbe Papini, Bargellini, Lisi, Matteucci, e poi soprattutto visse e sentì molto la presenza, l'influenza di Giorgio La Pira, che nella Firenze di quegli anni fu anche sindaco, vero? Fu una presenza politica e culturale straordinaria nella Firenze di quegli anni. E la figura di La Pira, tra l'altro su Giorgio La Pira, Balducci scrisse anche un libro molto bello, molto interessante, che dovrebbero leggere i politici odierni per imparare qualcosa, magari. La Pira influenzò Balducci soprattutto nello spostare l'asse dei suoi interessi dalle tematiche più letterarie a quelle più sociali, politiche e politico-culturali. Poi contribuì a fondare anche il Cenacolo, caratterizzato da un impegno caritativo di tipo nuovo, con una forte attenzione ai problemi politici e sociali, appunto, partecipò alle iniziative messe in atto dalla Pira, divenne Balducci uno dei più stretti collaboratori del sindaco, del sindaco La Pira, insieme a Gozzini, Gozzini l'autore della famosa legge Gozzini sul carcere, no? E Meucci, tutta sinistra cattolica, insomma, e rappresentò un supporto ecclesiale delle scelte lapiriane, e di Balducci fu proprio in quegli anni di collaborazione con La Pira
anche l'appello per un convegno su pace, civiltà cristiana del 54, in cui già incoraggiava il dialogo tra le culture diverse nel superamento di un'ottica meramente eurocentrica e anche su questa critica dell'eurocentrismo, magari diremo qualcosa di più in seguito. Nel 58, ecco, questa è una data molto importante perché fonda la rivista Testimonianze, che esiste tuttora. Io stesso sono nel consiglio di redazione di Testimonianze ancora, e con un gruppo di amici e di giovani come Vittorio Cicerich, poi giornalista televisivo, Meucci, Gozzini, appunto Danilo Zolo, che è scomparso da poco, e Ludovico Grassi, che poi è stato a lungo direttore di Testimonianze. In questi anni scrive un libro orientato su un progetto di nuova cristianità, un libro pubblicato sempre da Morcelliana nel 63, Cristianesimo e Cristianità, dove avanza un progetto di nuova cristianità. Ma intanto, ecco, intanto cosa succede? Succede che i fermenti innovatori presenti all'interno della Chiesa Cattolica colpiscono anche le iniziative imprudenti di La Pira e quindi colpiscono anche il cerchio dei suoi collaboratori. Nel 1954 viene nominato Ermenegildo Florit, arcivescovo di Firenze, che poi confinò Don Milani a Barbiana, vero? E tra il 58 e il 59 avviene l'allontanamento di religiosi legati alla Pira come Balducci, come David Maria Turoldo, Vannucci e tra l'altro Bartoletti, che era rettore del seminario, venne spostato ad amministratore apostolico a Lucca con questa carica assumeva significato di un promoveatur ut amoveatur, insomma, togliamocelo dai piedi. Balducci fu esiliato, tra virgolette, a Frascati, però Balducci prese questo esilio come una ironia della provvidenza, perché quel trasferimento prima a Frascati e poi a Roma dal 59 al 65, quindi sino al termine della conclusione dei lavori del Concilio Vaticano II, gli permise di seguire da vicino gli eventi legati al pontificato di Papa Giovanni XXIII, sul quale scrisse un altro libro, e i lavori conciliari. Poi il Concilio vissuto a Roma dette a Balducci la possibilità di intessere rapporti con i teologi vescovi di tutto il mondo e divenne un'occasione unica di ampliare i suoi orizzonti teologici, esegetici, ecclesiologici. Naturalmente allora, in quegli anni, egli fu estremamente preso dal tentativo di una riforma della Chiesa, ecco, una riforma della Chiesa incentrata sul primato della parola di Dio, sulla forte rivalutazione del ruolo del popolo di Dio, della Chiesa locale, e appunto su un rapporto profondamente rinnovato della Chiesa col mondo contemporaneo, la famosa apertura al mondo di cui parlavamo anche prima. Emblematici di questa stagione furono libri come La Chiesa come Eucaristia del 69, Il diario dell'Esodo, Vallecchi del 71, mentre La Chiesa come Eucaristia è ancora una volta Queriniana, edito da Queriniana. Ecco, in quegli anni di grandi speranze di rinnovamento della Chiesa e della società, Balducci dovette affrontare molte polemiche, molti conflitti,
Ricordiamo ad esempio il processo subito fra il 63 e il 64 per apologia di reato, per la difesa dell'obiezione di coscienza. Qui insieme a Don Milani, insomma anche Don Milani ebbe un processo a questo proposito, e i due erano amici, anche se con qualche motivo di frizione. Balducci e Milani furono amici, ma con qualche motivo di frizione, perché, come sapete, Milani era molto pepato e nei confronti di Balducci fece un po' di ironia, perché Balducci era più teorico, come dire, rispetto a Milani, e Milani invece più irruento, militante, insomma, e Milani lo pizzicò più volte su questo aspetto. Mentre Balducci, dopo la morte di Milani, come sapete, morì nel 67 a soli 43 anni, Balducci per lunghi anni continuò a scrivere su Milani. I suoi scritti sono molto belli, raccolti ad esempio dalla Terza, gli scritti, scrisse molto spesso, con saggi bellissimi, tra i saggi più belli che io abbia mai letto su Milani ci sono quelli di Balducci, e sempre Balducci lo, come dire, valorizzò la figura di Milani con molta lucidità, perché ad esempio sulla scuola di Barbiana egli difese sempre il valore di messaggio della scuola di Barbiana, ma disse: non può essere un modello, non può essere un modello pedagogico da proporre, sic et simpliciter, però la scuola di Barbiana ha avuto un grande valore di messaggio, ecco, quello che conta è il messaggio, non tanto il modello, che non è certo riproducibile, e secondo me aveva pienamente ragione Balducci con questa sua interpretazione. Ecco, in quegli anni Balducci ebbe molte frizioni anche con gli ambienti ecclesiastici stessi, appunto, e se le fratture non divennero drammatiche, ciò fu dovuto anche alla stima che Papa Montini, che il bresciano Montini, aveva per lui. Questa stima rimase inalterata per tutto il pontificato di Paolo VI e costituì un elemento indubbio di protezione. Tant'è vero che Paolo VI poi nel 65 consentì il ritorno di Balducci a Firenze. Intanto, ecco, dopo il ritorno a Firenze, Balducci, entriamo proprio negli anni caldi del 68, e dopo il 68 ci fu a Firenze il caso famoso dell'Isolotto, insomma, eccetera, e queste cose, vicende abbastanza note, insomma, e dopo il 68 Balducci modificò il suo atteggiamento verso le speranze di riforma della Chiesa, esprimendo la sua delusione al riguardo, mostrò quindi una consapevolezza sempre più lucida e amara del fatto che il mutato clima culturale verso la fine degli anni 60 e negli anni 70 condusse la sua riflessione verso quella che chiamò poi una svolta antropologica o planetaria, quella che Pierpaolo chiamava prima la tematica dell'uomo planetario, appunto, che sarebbe emersa pienamente negli scritti degli anni 80. Quindi accentuò sempre più il suo distacco dai temi della riforma ecclesiale, sui quali poi non intervenne più, e rimproverò anzi la Chiesa sempre più di essere rimasta troppo ancorata a una prospettiva ecclesiocentrica, e queste critiche emergono in scritti come
L'uomo planetario dell'85, prima edizione, 85, poi Le tribù della Terra e La Terra del Tramonto del 92, che magari è un libro meno citato, meno noto, ma secondo me è uno dei libri più importanti dell'ultimo Balducci, tra l'altro, anzi, ultimissimo, perché fu pubblicato nel 92, proprio l'anno della sua morte. La Terra del Tramonto, molto bello, sì. Negli anni 80 è protagonista dei convegni promossi dalla sua rivista Testimonianze, che hanno come ispirazione il tema Se vuoi la pace, prepara la pace, quindi l'impegno nel movimento della pace, e un fortissimo impegno nel movimento della pace. Nell'86 fonda le edizioni Cultura della Pace, che ospitarono molti dei suoi ultimi scritti. Fondò lui questa casa editrice e l'impegno nelle edizioni Cultura della Pace fu il suo impegno più significativo degli ultimi anni. Egli insiste molto in questi anni, appunto, sulla matrice biblico-evangelica. Molto vi sarebbe da dire, tra l'altro, purtroppo non abbiamo il tempo, ma anche sugli scritti giovanili di Balducci. Sono usciti anche i diari. Tra l'altro, a questo proposito, sulla sua intensa spiritualità del periodo giovanile, con tutti i suoi vastissimi interessi da Teilhard de Chardin, ad altre cose molto, su cui sarebbe interessante poterci soffermare, ma non abbiamo proprio il tempo. E allora, dicevamo, la matrice biblico-evangelica, intesa soprattutto come prospettiva profetica, ecco, c'è un forte aspetto profetico nell'ultimo Balducci. Lui chiarì sempre che la profezia non vuol dire prevedere il futuro, avere in tasca o credere di avere in tasca quello che sarà, quello che è il futuro, sia ben chiaro, ma vedere e cercare di interpretare i segni dei tempi, i segni del presente in direzione del futuro, senza nessuna presunzione, senza nessuna arroganza. Se c'è uno poco arrogante, è Balducci, poco arrogante è Balducci. E quindi, in sostanza, la lettura del Vangelo come annuncio di pace e di una società non violenta, e l'impegno per gli emarginati, i rapporti col carcere, con i detenuti politici, tra virgolette, e anche la partecipazione alle lotte di liberazione dei popoli del terzo mondo e il suo impegno come uomo tra gli uomini, sempre un impegno come uomo tra gli uomini, sempre, insomma, sempre in modo assolutamente, come dire, democratico, diciamo così. Bene, ora, finite queste notizie sulla vita, le attività, le opere di Balducci, direi di soffermarci su alcuni aspetti del suo pensiero, su alcuni aspetti del suo pensiero, in particolare sul ripensamento del cristianesimo che va collegato in lui al tema di quello che lui chiamò la santità anonima. Ecco, su questa santità anonima direi di soffermarci brevemente, il tema della santità anonima. Secondo me è un tema molto importante perché ci fa capire molte cose dell'opera e dell'orientamento del pensiero di Balducci. In un libro intervista intitolato Il cerchio che si chiude dell'86, Balducci risaliva alle forti radici autobiografiche del suo atteggiamento fondamentale, tutto proteso alla difesa, insomma, verso la difesa dei deboli,
degli ultimi, degli emarginati, insomma, questo atteggiamento fondamentale, che poi è la ripresa del messaggio evangelico, vero? Lui lo riconduceva a delle radici autobiografiche, perché appunto ammetteva di aver vissuto dolorosamente la frattura col mondo popolare delle sue origini quando da ragazzo entrò in seminario. Molti dei suoi compaesani di Santa Fiora morirono durante la Seconda Guerra Mondiale. E lui invece, per questo si sentì in colpa appunto, del fatto che i suoi amici, molti dei suoi amici scomparvero, e non dimenticò mai queste origini popolari, montanare, contadine. E nel cerchio che si chiude, scrisse che la frattura si era, con questo mondo popolare delle sue origini, si era ricomposto dopo aver compiuto il cerchio esistenziale, riprendendo i contatti a lungo interrotti e ritornando a imparare dal mondo operaio e contadino del suo paese natale toscano, Santa Fiora appunto. Il cerchio si è risaldato, scrisse, con grande beneficio psicologico per me, pacificante e anche un po' scandalizzante. Le persone religiose sopravvissute in quel mondo mi guardano un po' con meraviglie. Esse non capiscono che cosa voglia dire per me vivere in perfetta pace con le mie origini e con profondo rispetto per i modi umani con cui gli operai del mio paese hanno condotto le loro lotte. Ecco, tutta la vita, tutta la predicazione, tutta l'attività di pensiero di Balducci possono essere considerate come un lungo, tenace tentativo di ricongiungimento col mondo popolare delle sue origini. Ed è questo il motivo della santità anonima, che ritorna con insistenza in numerosi scritti e omelie della maturità di Balducci. Tra l'altro, a proposito delle omelie, ci sono degli scritti magnifici. Ad esempio, soprattutto Il mandorlo e il fuoco, tre volumi, Borla, Roma, e tre volumi che raccolgono le sue omelie degli anni 70. Poi c'è anche, ci sono altri tre volumi, sempre di omelie, Il Vangelo della Pace, sempre Borla. E quindi, insomma, anche le omelie, l'omiletica di Balducci è di notevole livello, sono cose incantevoli. Infatti, le sue messe domenicali all'Abbadia Fiesolana furono estremamente seguite anche da molti non credenti. E la sbobinatura di queste omelie ha dato questi volumi, ha garantito insomma, questi volumi. E chi sono quindi i santi anonimi? Avete capito, sono appunto quei santi che in realtà non sono tali, non è la santità dei santi inseriti nei calendari liturgici, perché questa è la santità di un eroismo, di un ascetismo che risultano inaccessibili e distanti dal vissuto dei comuni mortali. Invece la grazia della santità e il suo mistero possono riguardare tutte le creature e la moltitudine umana sterminata che sconcerta ogni tentativo di calcolo, che è passata nei millenni sulla terra ed è scomparsa senza lasciare traccia di sé, e anche oggi vive sulla terra, ma di cui nessuno scrive, perché non incide nella memoria degli uomini, passa come l'onda del mare e se ne va. I veri santi, quindi, sono l'immensa moltitudine dei senza storia, dei senza nome, degli umili, dei reietti, dei miti, degli afflitti, dei semplici, degli emarginati, dei poveri, degli assetati di giustizia, che non hanno mai saputo niente. Ho mirato e pensato esplicitamente alla religione, a Dio, alla santità. Si tratta quindi di tutti coloro che hanno lavorato, amato, sofferto, senza mai fare propria la violenza, la logica competitiva, la logica di un mondo senza cuore, imparando
dalla propria e altrui estrema umiltà creaturale. Questa espressione, estrema umiltà creaturale, ricorre spesso negli ultimi scritti di Balducci ed è, secondo me, bellissima, perché dovremmo recuperare tutti questa umiltà creaturale, questa consapevolezza profonda della nostra condizione umana. Se noi, come, ecco qui leggo un brano tratto proprio dal Mandorlo del Fuoco, se noi, come dice la scrittura, imparassimo a contare i nostri giorni, avremmo la saggezza del cuore, prendere atto che c'è un limite per tutti, che la morte ci unifica, è già battere la strada della saggezza del cuore, è già entrare in questa profonda naturale simpatia, non per i grandi, per i dotti, per quelli che ci pensano da sé a vincere la forza della morte col trionfo della fama, no, ma per la grande schiera di coloro che lasciano appena un nome sulle lapidi, che poi sbiancano e si cancellano. Questo sentimento universale, profondamente umano, dobbiamo averlo nel cuore, perché ci introduce, meglio di qualsiasi altro discorso alto, nello spirito delle beatitudini. Tema, tra l'altro, della saggezza del cuore nuovo, un grande tema biblico, sviluppato, tra l'altro, da un caro amico di Ernesto Balducci, Armido Rizzi, che è anche un caro amico mio, e uno dei maggiori teologi italiani, biblista, Armido Rizzi, che fu grande amico di Balducci. Il tema del cuore nuovo, il tema biblico del cuore nuovo contro il cuore di pietra, contro il cuore di pietra dominante ancora oggi. E ecco, questo riferimento alla santità anonima rappresenta un grande permanente lievito dentro la storia umana, che quindi non è più innanzitutto la storia dei potenti, delle dinastie, dei prepotenti, dei ricchi, dei privilegiati. La gente che io, la vera storia è questa, non è questa appunto, la gente che io ho conosciuto, magari nella mia fanciullezza, che non è emersa in nulla, ma ha amato, ha sofferto, ha lavorato e poi è andata via. Questa gente è nelle beatitudini, è stando in comunione con questa gente che è in tutte le nazioni, in tutte le tribù di ogni lingua, che io mi sento in comunione evangelicamente con Dio. Costoro sono i santi di Dio, nessun calendario li ricorda, ma la mia immaginazione di credente è a loro che si rivolge con preferenza. E sono sicuro che in questa preferenza non c'è niente che disprezzi la legge di Dio o la sapienza di Dio, secondo la quale la più umile donnetta che vive faticando, senza nulla sapere, e muore dopo aver amato, è più grande di tanti santi del calendario. È una certezza evangelica in cui mi accomodo con consolazione interiore. E proprio nell'Uomo Planetario, il libro del riedito poi nel 90, dopo la prima edizione dell'85, di cui parlavamo anche prima, in quest'opera, nel mettere a punto la sua nuova identità di credente, perché in relazione soprattutto alle altre religioni e al dialogo interreligioso, che Balducci avvertiva naturalmente in tutta la sua straordinaria importanza, egli ribadiva che il vero culto di Dio è nell'essere di aiuto all'uomo e parlava dell'uomo planetario come di un uomo post-cristiano, giungendo ad affermare, ecco, attenzione, questa frase nota, ma vale la pena di citarla, anche se è una delle sue più note, ma comunque è estremamente significativa: la qualifica di cristiano mi pesa. Chi ancora si professa ateo o marxista o laico e ha bisogno di un cristiano per completare la serie delle rappresentanze sul proscenio della cultura, non mi cerchi, io non sono che un uomo. Dove qui, in queste poche righe, direi giustamente famose,
che suscitarono scandalo anche all'interno del mondo cattolico, anzi soprattutto all'interno del mondo cattolico, egli faceva un discorso davvero di ampio respiro, etico, antropologico, teologico anche, appunto cercando di superare gli antichi fossati, le ideologie, diciamo, gli aspetti caduchi di qualsivoglia ideologia, dottrina, religiosa o meno, e quindi faceva davvero un discorso rivoluzionario, veramente nuovo. Quindi, più che il fondatore di una religione, Gesù appare a Balducci come un profeta il cui mistero divino resta nella sua cruda verità, rendendoci meno disposti agli imbrogli apologetici e alle manipolazioni devote. E Gesù, infatti, è una figura perturbatrice dell'ordine costituito, egli è il sovversivo perseguitato dalle persone per bene, il liberatore dalla parola destabilizzante, che per noi è sempre un salutare tormento, la cui profezia è come un'alta marea inarrestabile. Gesù è lui e noi, ipse et nos, nel contempo, un personaggio da scandalo per i ben pensanti, un uomo povero, emarginato, condannato secondo la legge, crocifisso, in cui si è manifestata l'universale intenzione di Dio. Da un lato è il totalmente diverso da noi, talmente diverso da rasentare la follia, la sua è la diversità dell'uomo libero. Dall'altro è ciò che vi è di più rispondente alle attese umane. Gesù quindi è colui che è morto per ognuno di noi e la cui morte al raggio dell'universalità più piena e concreta, dopo aver posto come centrale la dimensione dell'essere e la lotta implacabile contro tutti i muri del potere, del sapere, dell'avere. Il tragico peccato della Chiesa e dei discepoli di Cristo per Balducci consisteva nel non saper essere all'altezza di questo messaggio, nel non sapere essere portavoce di coloro che sono senza potere, senza cultura e senza ricchezza. Quindi Gesù è colui che ha pagato di persona, cambiando radicalmente la propria vita e invitando tutti gli altri a cambiarla con tenacia e con impegno personale. L'uomo ha sempre, scrive Balducci, l'uomo ha sempre cercato la salvezza attraverso forme magiche, attraverso riti propiziatori che fossero al di fuori del suo dispendio personale. Cristo è venuto a dirci che la nostra religione consiste nell'offrire il nostro corpo all'immolazione per la salvezza degli uomini. Quindi Gesù ci insegna sostanzialmente a uscire ancora oggi dalle secche dell'individualismo del mondo contemporaneo e ci insegna il nesso indissolubile tra l'amore di sé, l'amore per l'umanità. Non si può pensare al destino personale, individuale, senza riferirci a quello dell'umanità intera, e questo è il suo insegnamento fondamentale. Tra l'altro, adesso faccio solo un rapido cenno su questo perché non abbiamo tempo. È importante qui anche il tema della teologia della croce, non intesa come legittimazione, esaltazione della mortificazione della sofferenza, ma come negazione delle potenze di questo mondo, principio contestativo, e infatti contro l'alienazione religiosa, che intende il potere come dominio e non come servizio, e che accetta acriticamente il mondo dato. Balducci ha scritto molte pagine, riprendendo anche tra l'altro la critica della religione di Feuerbach e di Marx, anche se naturalmente con tutte le ovvie differenze rispetto a Feuerbach e Marx, però ad esempio
qui abbiamo tra l'altro il professor Tommasoni, grande studioso italiano e internazionale di Feuerbach, e io trovo, Feuerbach tra l'altro viene citato esplicitamente da Balducci anche nei suoi ultimi scritti, e viene la famosa frase di Feuerbach sulla vera dialettica che non è un monologo del pensatore solitario, ma è la dialettica io-tu, eh? La dialettica, la vera dialettica è il rapporto io-tu, il rapporto umano concreto, insomma, ecco, viene recuperato da Balducci, ha ripreso esplicitamente anche questo motivo importante feuerbachiano. E tra l'altro anche lo stesso grande tema un po' sottovalutato di Feuerbach della filosofia della Zukunft, della filosofia dell'avvenire, viene ripreso da Balducci, perché di Feuerbach si cita sempre la critica della religione, ma ci sono altri aspetti importanti del suo pensiero, come appunto la proposta di filosofia dell'avvenire, che invece sono sottaciuti e poco sviluppati, e invece Balducci riprende anche questa ottica complessiva. Tra l'altro, la critica, nello stesso Feuerbach, la critica della religione non è una mera demolizione. Poi mi dirà l'amico Francesco se è d'accordo con questa mia interpretazione, ma la stessa critica della religione in Feuerbach non è appunto una mera demolizione, negazione della religione, ma è anche un recupero dell'eredità positiva contenuta nella religione, no? Un recupero in senso umanistico, chiaramente, in senso, come dire, terreno, immanentistico, ma comunque c'è anche non solo la demolizione, l'aspetto critico negativo, ma c'è anche, anche se evidentemente Feuerbach resta ateo, e questa è la differenza fondamentale anche con Balducci, naturalmente, ma poi c'è anche la ripresa, la riassunzione e la riproposizione in una nuova chiave dei principali temi religiosi. E questo è molto importante, secondo me, ed è molto sottaciuto, anche per favorire il dialogo interreligioso contemporaneo. Ecco. Vabbè, scusate questa parentesi che mi pareva importante e significativa, anche perché nella sua storia del pensiero umano, e qui facciamo un rapido riferimento, un rapido cenno anche a un'altra importante opera di Ernesto Balducci, i tre volumi della storia del pensiero umano, insomma la sua storia della filosofia, per le edizioni cremonese di Firenze, che egli pubblicò nell'86, se non ricordo male, e che in cui egli tentò una rilettura, interpretazione della storia della filosofia occidentale e della storia della filosofia orientale, quindi dando spazio, anche ampio spazio, al pensiero dell'Oriente, e cercando fin da questa storia della filosofia, intitolata appunto Storia del pensiero umano, già il titolo è significativo, no? Perché pensiero umano nella sua interezza, insomma, quindi non storia della filosofia occidentale, ma storia della filosofia occidentale e orientale, anche se poi, per ovvi motivi facilmente comprensibili, egli dedicò più spazio alla storia del pensiero occidentale. E quindi importante, dicevamo, anche questa storia del pensiero umano. In Balducci non c'è nessuna teologia razionalistica, ancora un quarto d'ora, sì. Va bene? Sì, sì. Nessuna teologia razionalistica, ma l'affidamento al Dio mistero insondabile, tramite la partecipazione intensa e vitale all'immenso amore e dolore del mondo. Ecco, bellissimo secondo me anche a questo atteggiamento fondamentale, questo aspetto teologico, nessuna teologia razionalistica, ma appunto una forte presenza del mistero divino, però mistero divino che appunto
si legge e si interpreta attraverso la partecipazione intensa e vitale all'amore e dolore del mondo, e quindi insomma che invita poi alla trasformazione del mondo in nome della legge dell'amore, in nome del primato della legge dell'amore. E tra l'altro sugli aspetti più teologici ci sono degli scritti molto belli dell'ultimo Balducci anche. Come accennavo all'inizio, anche sul tema dell'escaton, sul futuro come luogo di pienezza, sull'escaton come punto estremo della plenitudo hominis, la verità totale abita nel futuro, noi siamo i veicoli di una totalità che tende all'adempimento. E purtroppo non posso che fare un rapido cenno a questi temi escatologici e teologici. Ma potremmo sintetizzare, sia pure molto rapidamente, questa tematica dicendo che il regno di Dio, e qui possiamo dire che a questo proposito che Balducci ricevette numerose critiche, anche in campo teologico, per il fatto che la sua impostazione teologica veniva ritenuta da certi settori cattolici troppo antropologica, insomma, una teologia troppo, come dire, immanentistica, antropologica, un discorso troppo rivolto all'umano, al terreno, insomma. E invece io non sono d'accordo perché in lui c'è il riferimento al regno di Dio, quindi alla trascendenza. Ma il regno di Dio in Balducci non va mai disgiunto dal tentativo di realizzare qui sulla terra innanzitutto le possibilità dell'uomo inedito, eh? E qui c'è tutto il capitolo del rapporto fra homo editus e homo ineditus, ob absconditus, con ascendenze blochiane, eh? Non abbiamo il tempo di sviluppare questa tematica, ma veramente sarebbe molto bello poter dire qualcosa di più. In breve, l'homo editus è l'uomo così come è stato finora, insomma. E invece la tematica dell'uomo inedito, dell'uomo nascosto, che tra l'altro è molto vicina a quella anche del Deus absconditus, alle tematiche della teologia negativa, alle tematiche di un Meister Eckhart, e tra l'altro Balducci fa esplicito riferimento anche a Eckhart, anche alla teologia negativa di Meister Eckhart nei suoi ultimi scritti. Ecco, però per lui il regno di Dio e il diciamo Dio come il punto estremo delle possibilità del massimo adempimento delle aspirazioni umane, ecco, passa sempre attraverso l'impegno qui sulla terra. Questo è fondamentale, e ciò è fondamentale anche di tutta la teologia della liberazione, di tutto il capitolo della teologia liberazione contemporanea. Tra l'altro Balducci ha scritto anche su Leonardo Boff, che come sapete anzi è stato, è ancora vivo, è stato uno dei principali teologi della liberazione brasiliano, ha scritto anche l'introduzione a un libro Einaudi di Boff, e Balducci considerò Don Lorenzo Milani il primo teologo della liberazione italiana, insieme a Primo Mazzolari, e poi lui stesso Balducci si inscriveva in questa linea della teologia della liberazione, diciamo italiana. E questa tematica del rapporto fra homo editus e homo ineditus o absconditus è una tematica che ricorda anche l'ateismo sin Christentum di Ernst Bloch, no? L'utopia concreta di Bloch, insomma, i temi della famosa opera di Bloch su marxismo e cristianesimo, la rilettura,
dalla Bibbia e dei temi biblici operata da Bloch. Anche Bloch rilesse la Bibbia in questa direzione, e qui, ecco, su queste cose Balducci è molto vicino a Bloch, molto vicino a Bloch anche per un'assolutizzazione del futuro, diciamo in breve, che insomma che è molto simile a quella di Bloch, ecco. E veniamo come ultima questione che sì, possiamo fare un accenno prima di venire all'ultima questione, anche qualcosina abbiamo detto anche prima al rapporto con l'Oriente, ecco. Ad esempio, anche qui limitiamoci proprio all'essenziale. L'ultimo Balducci ha scritto, tra l'altro, un bellissimo breve scritto sull'Oriente, ospitato, vedete, in questo libretto intitolato L'altro, uscito dopo la sua morte, che per le edizioni Cultura della Pace, che raccoglie le sue conferenze tra il novembre del 91 e il febbraio del 92, dedicate al tema dell'altro, conferenze che egli tenne a Roma. Ecco, quindi i suoi ultimi scritti, insomma, tra i suoi ultimi scritti, perché era torrenziale, quindi non sono stati proprio gli ultimi scritti, ma... E ecco, qui in appendice c'è un elogio penitenziale del silenzio, un breve saggio di Balducci, pubblicato originariamente su Testimonianze nel 91, in cui, quindi anche qui gli ultimi scritti proprio, in cui ci sono pagine bellissime sul buddismo, pagine splendide sul buddismo, interpretato come la grande scuola del silenzio, la grande scuola del silenzio, che ci insegna molto, dove tra l'altro Balducci, come soleva fare anche nelle sue conferenze, scherzava sul fatto che lui, uomo dalla parola prolifica e abbondante, insomma, sostiene di dover imparare molto anche dal buddismo come grande scuola del silenzio, dove anche la fede, dice, scrive Balducci, è la voce silenziosa, insomma, che risuona in noi, fa risuonare in noi la vera voce nel silenzio, appunto, la vera voce di Dio. Dove Dio resta nascosto in noi, possiamo, diciamo, come diceva lo stesso Eckhart, intravederlo nel fondo dell'anima, o riscoprirlo, insomma, nel fondo dell'anima. È solo così. Ma fatti questi rapidi riferimenti all'Oriente, al buddismo, eccetera, veniamo appunto un po' a quello anche che diceva Pierpaolo nella sua introduzione, cioè il problema dell'altro, dell'Occidente, la modernizzazione. Su questo Balducci, intanto, in lui Balducci ritiene, ecco, a proposito dell'Occidente, il suo discorso è ricco e complesso, perché sostiene che la cultura occidentale mostra due volti, sostanzialmente. Un volto positivo, e nell'Occidente c'è anche la cultura dei diritti umani, della democrazia, c'è la scienza e la tecnologia, lo sviluppo tecnologico e scientifico. Ci sono anche cose positive che vanno accolte, riprese, recuperate, ma questo naturalmente senza dimenticare che l'Occidente è stato anche la cultura e la civiltà dell'imperialismo, del dominio, della violenza, del colonialismo. E quindi l'Occidente ha due volti, insomma, che non vanno mai dimenticati. E quindi quando noi cerchiamo di pensare il problema dell'altro, e come vedete anche da quest'ultimo libro che vi ho citato,
il tema dell'altro è fortemente presente nell'ultimo Balducci. Non dobbiamo mai dimenticare questa ambivalenza dell'Occidente, eh? Mai dimenticare questa ambivalenza dell'Occidente. Il tema dell'alterità, tra l'altro, è molto ricco in Balducci perché l'altro, almeno tre dimensioni vi sono in Balducci del tema dell'altro. L'altro è l'altro uomo, naturalmente l'altro inteso soprattutto come il più debole, il più povero, il più emarginato, il più sofferente, eccetera. Ma in un secondo aspetto l'altro è anche il rapporto dell'uomo con la natura e abbiamo già detto qualcosa sull'importanza che ha nell'ultimo Balducci la tematica ecologica, la salvaguardia della natura, il rapporto uomo-natura. L'uomo, scrive Balducci in una pagina bellissima della Terra del Tramonto, è il punto della massima coscienza, della massima interrelazione di tutte le cose, dice tra l'altro a questo proposito. E quindi l'alterità è anche il mondo, la natura, no? E il nostro rapporto con essa. E poi, infine, nella terza dimensione, Dio è anche, l'altro è anche Dio, è anche il totalmente altro, di cui parlava Max Horkheimer. Esplicitamente ripreso da Balducci proprio in queste conferenze sull'altro. Quindi l'Occidente sostanzialmente deve, secondo Balducci, almeno rimettersi in discussione e puntare a una nuova civiltà planetaria, quella che lui chiamava la civiltà dell'uomo planetario. Una nuova etica planetaria, cose simili, ha detto anche Hans Küng, tra l'altro, con la sua proposta di Weltethos. Balducci era profondamente convinto che si stesse andando verso questa civiltà dell'uomo planetario, che esige evidentemente nuovi rapporti tra gli esseri umani, che esige, diciamo, una rimessa in discussione delle idee, della cultura, dei valori dell'Occidente e un'apertura all'altro, apertura che invece oggi, coi sovranismi e coi rigurgiti di nazionalismo e sovranismo a cui stiamo assistendo, è apertamente rimessa in discussione, anzi completamente in crisi, bisogna dire, quest'idea di uomo planetario. E per quanto riguarda quello che tu dicevi prima su modernizzazione 68, poi possiamo dire che certe letture del 68 in chiave di mera modernizzazione, secondo cui ad esempio il 68 avrebbe in realtà aperte le porte a Berlusconi, insomma, ecco, beh, a parte personalmente non mi trovano convincenti queste letture, ma neanche Balducci sarebbe stato d'accordo perché Balducci viveva, diciamo, le speranze proprie della stagione del 68, non certo nel senso di una modernizzazione selvaggia, di una libertà intesa come arbitrio, come dilagare dell'edonismo più o meno reganiano, eccetera, eccetera, ma appunto le viveva come, diciamo, istanze nella direzione di un mondo nuovo, di un mondo diverso, più etico, più civile, più responsabile, insomma. Non a caso l'ultimo Balducci fu anche molto vicino alle tematiche dell'etica della responsabilità di Hans Jonas, ad esempio. Ecco. Qui sarebbe molto interessante anche il rapporto col marxismo che Balducci, diciamo, ebbe, perché fu un rapporto fatto insieme di critica e di vicinanza.
ma di sostanziale vicinanza, ecco, al di là ovviamente delle ovvie differenze, a cominciare dalla questione insomma, della fede, di Dio, eccetera, eccetera, al di là dell'ateismo, eccetera. Ma ci fu una sostanziale vicinanza tra Balducci e Marxismo per quanto riguarda le istanze di giustizia e insomma, di riscatto degli ultimi. La critica fu ovviamente, oltre che rivolta ai regimi dell'est, allo stalinismo e alle, diciamo, le strutture burocratiche, al cosiddetto comunismo storico novecentesco, come l'ha chiamato Costanzo Preve, o capitalismo di Stato, una definizione che francamente a me non è mai piaciuta, ma neanche Balducci la cita. Comunque, insomma, il cosiddetto socialismo reale, insomma, chiamiamolo come vogliamo, comunque i regimi staliniani o neostaliniani dell'est, insomma, ecco. E naturalmente, oltre alla scontata critica a quei regimi, rispetto al marxismo novecentesco, Balducci naturalmente ha sempre preso le distanze anche dalle interpretazioni deterministiche, economicistiche del marxismo, naturalmente, e appunto non a caso abbiamo citato prima la sua vicinanza al marxismo di Bloch, di Ernst Bloch, un altro eretico del marxismo, quindi insomma, evidentemente Balducci era vicino a un certo marxismo umanista, utopico, e non certo al marxismo-leninismo e all'ortodossia, diciamo così. Ma è soprattutto, ecco, sul versante della critica dell'economicismo che Balducci è. Adesso io volevo finire, ma vedo che non ho il tempo. Casomai, se abbiamo il tempo, lo riprendo dopo. Volevo finire perché mi sembra una cosa molto bella. Ecco, su uno scritto dell'ultimo Balducci, ma magari ne parlo dopo, perché preferisco, Come credi? se c'è un dibattito e se ci sono degli interventi, preferisco dibattere con voi e sentire i vostri interventi. Ma concluderei poi, magari mi riservo 5-10 minuti ancora, su un libro bellissimo di Balducci dedicato a Francesco d'Assisi, ecco, in cui la tematica ecologica e antropologica dell'ultimo Balducci è di particolare attualità e che non ho fatto in tempo ad esporre fino ad ora, però vale la pena riprenderla. Grazie. Benissimo, grazie Franco. Direi che non perdiamo tempo, se ci sono appunto interventi, mi sembra che gli elementi siano tantissimi, insomma, spero che qualcuno inizi con le Rompiamo domande, il il ghiaccio, ghiaccio, il famoso ghiaccio da rompere. frantumiamo. Professor Tomasoni. Allora, per rompere il ghiaccio, sono d'accordo sul fatto che in Feuerbach ci sia questo avvicinamento al cristianesimo in qualche modo per recuperare secondo lui i valori che il cristianesimo ha presente. Lo si vede per esempio nella redazione dell'essenza del cristianesimo perché parte nel 39 con l'idea della critica al cristianesimo, impiega 2 anni a scriverlo e alla fine ha delle pagine bellissime, per esempio sul concetto di Dio e la sofferenza, quando scrive Dio è una lacrima versata sul dolore umano. E come quando per esempio apprezza l'idea del Cristo come uomo che si avvicina agli uomini. E però io adesso volevo fare una domanda. Tu hai detto giustamente che nel 54 Balducci deve allontanarsi perché c'è, diciamo, una specie di reazione. Ora, noi sappiamo che lo stesso anno Nel 59 fu mandato a Frascati e poi a Roma, dal Ecco, noi sappiamo, 59 al 65. sì,
e viene mandato a Frascati quando? Nel 59. Nel 59. Ora, nel 54 noi sappiamo che viene, diciamo, bloccata l'iniziativa dei preti operai in Francia, che era nata negli anni 40, con addirittura l'avallo del cardinale di Parigi. Nel 54 i preti operai devono tornare a fare i sacerdoti, non possono più essere preti operai a tempo, diciamo, totale, dedicati all'inizio dei preti operai. Sappiamo anche che questi, nelle loro lettere, erano più di un miliardo. Noi sappiamo che nelle loro lettere questi preti operai scrivono che si sentono lontani dalla gente che soffre e quindi vogliono lavorare per essere vicini alla gente che soffre. E alcuni di questi preti scrivono negli anni 51-52: finalmente mi sento vicino agli umili. Ora, poi nel 54 questa esperienza viene proibita in seguito degli scioperi che erano stati organizzati, ai quali i preti avevano dato il loro avallo. Addirittura sappiamo che alcuni erano rappresentanti dei sindacati marxisti, e quindi questo è stato visto come proprio una rottura all'interno del mondo cattolico. E quello che a me interessava era se Balducci aveva avuto una certa, diciamo, un certo interesse per questa esperienza, perché in un certo senso anche lui aveva sentito il distacco dal mondo, diciamo, degli umili, e in un certo senso ha cercato alla fine di ritornare a loro. Un'idea questa che mi sembra particolarmente interessante anche per quanto riguarda il concetto di uomo, cioè essere finalmente uomo con gli uomini. Ma noi sappiamo che, per esempio, per quanto riguarda i preti operai, l'aspetto che appariva più sospetto era la loro vicinanza al mondo marxista. E quindi, in un certo senso, volevo capire se Balducci invece ha mantenuto un distacco molto più forte rispetto all'ispirazione marxista e soprattutto rispetto al tema della trascendenza. Cosa dici? Raccogliamo un po', forse? Come volete. Sì, non so. Sono altri... Allora procediamo uno per uno. Sì, cominciamo da questa bella domanda impegnativa. Dunque, da un lato Balducci era, come ho detto anche prima, era il versante più teorico, ecco, dell'esperienza del dissenso cattolico, perché i preti operai, o insomma quei preti che poi andarono a lavorare in fabbrica o cose simili, Borghi, come Borghi, appunto, di cui doveva parlare Antonio Schina, fecero una scelta più, come dire, più radicale, ecco, una testimonianza più esistenziale, più corposa, più, da questo punto di vista, anche più tangibile, diciamo così. Lui invece, Balducci, si mosse sempre in una dimensione di ricerca teorica, però era comunque in questa stessa dimensione di rapporto aperto e critico col marxismo, di cui ho cercato di dire qualcosa prima, proprio facendo sempre però l'insegnante, insomma, diciamo così, senza fare scelte radicali, tutto ciò dovuto anche alla sua, come dire, pur avendo anche lui avuto dei dissensi espliciti con la gerarchia cattolica. Una volta disse in una conferenza: io non so cosa sia il diavolo, so però dove si trova, cioè nella curia romana. Parole testuali, Non so cosa sia il diavolo, so dove si trova, nella curia romana. E lo disse, tra l'altro, davanti a una platea di suore e di preti. E quindi io, infatti, quando sentì queste parole, dissi: ma saranno magari un po' in imbarazzo queste suore, questi preti. E però, ecco, non aveva peli sulla lingua. Però
lui comunque si mosse sempre in una dimensione culturale, come carattere poi era un tipo abbastanza piuttosto diplomatico, quindi specialmente negli anni romani intesse varie relazioni con gli ambienti ecclesiastici romani, quindi era un personaggio noto anche negli ambienti vaticani, e quindi poi appunto ebbe anche la protezione di Montini e anche di altri, quindi insomma diciamo che se la cavò, ma in dubbio fu il suo rapporto profondo e simpatetico col marxismo, tanto per rispondere a una cosa che hai chiesto, in dubbio un rapporto sostanzialmente simpatetico, al di là ovviamente delle ovvie differenze credente e non credente, insomma. Ma poi mi hai chiesto un'altra cosa, volevi anche sapere qualcos'altro, perché in effetti questo motivo della santità anonima è fondamentale. La santità anonima è il recupero delle esigenze del mondo popolare, delle sue origini, da cui lui si era distaccato facendo il prete, entrando in seminario e appartenendo a un altro mondo, insomma. Invece lui poi, tra l'altro, nel corso degli anni tornò a Santa Fiora, ci sono foto molto belle anche dei rapporti con gli amici operai, montanari del suo borgo, ecco, e lui si sentiva riconciliato con queste sue origini, ma non era solo una faccenda autobiografica, personale, esistenziale, era anche il rapporto col movimento operaio, evidentemente, in particolare con alcuni settori del PC, ad esempio con Ingrao, con la sinistra comunista di Ingrao e altri, Balducci ebbe rapporti espliciti, quindi fu anche un rapporto politico, diciamo così, anche se non fu ovviamente mai legato a nessun partito, perché appunto, come dire, il suo era un pensiero libero, insomma, per fortuna non era legato a nessun partito, nessuna chiesa, neanche alla Chiesa Cattolica, insomma. E anche se poi da un punto di vista religioso, ecco, tu chiedevi, mi sembra, anche della trascendenza, sì. Ecco, e qui io l'ho già detto anche prima, qui c'è una piena ortodossia su questo punto di Balducci, a me pare, perché lui non mette in discussione la trascendenza divina, non mette in discussione il regno dei cieli, la credenza nel regno dei cieli, lui dice solo che, in sintonia con la teologia della liberazione, sudamericana soprattutto, lui dice che non si può giungere prima al regno dei cieli senza impegnarci per realizzare la giustizia qui sulla terra, e quindi senza una lotta, senza un progetto etico, politico, qui sulla terra è inutile parlare, è spiritualistico e astratto parlare di regno dei cieli, dobbiamo iniziare qui, vivendo, nell'esperienza concreta, e aveva ragione secondo me, perché come va bene parlare di un al di là, va bene credere in qualcosa per chi ci vuole credere, ma senza un impegno concreto, qui e ora, come si fa a essere coerenti con questa idea, no? Ci vuole una certa coerenza, una certa pratica di vita. Lui non a caso intitolò la sua rivista Testimonianze, la sua rivista fondata nel 58, Testimonianze, e cioè non parliamo, anche se lui è stato un uomo solo, soprattutto di parola, di scritti, eccetera, di insegnamento, però bisogna, ci vuole anche la prassi, appunto, e ci vuole la trasformazione del mondo, e quindi occorre dare testimonianze concrete, e ciò che un po' gli rimproverava Don Milani, di essere insomma un uomo di troppa parola e basta, ma lui avvertiva questa, come dire, questo suo limite, questa sua contraddizione, ma comunque tutto quello che ha scritto era al servizio del mondo dei poveri, dei deboli e degli emarginati, quindi direi che ha fatto la sua parte. Sì. Io vorrei una sottolineatura e poi una domanda. Sottolineatura è che sono d'accordo sulla interpretazione di Balducci come teorico, che però è teologo, ma che però offrì una base notevole alla prassi
per esempio dei preti operai, perché è vero che nel 54 eccetera fu, però nel dopo concilio ritornarono, anzi con tutti i crismi anche dell'approvazione canonica, insomma, per un certo periodo, anche a Brescia. Io mi ricordo negli anni 70 così venne più volte a Brescia invitato in particolare dalle comunità di base, sia quella della Mandolossa di Don Rossi che quella di San Giorgio, ecco, no, con, che rappresenta appunto il San Giorgio. Quindi senz'altro Balducci offrì una base spirituale, teologica e sociologica all'esperienza poi, diciamo, dei contestatori, tra virgolette, di quel tempo. La domanda è questa, è più che una domanda, una curiosità. Come si pose nei confronti dei suoi superiori canonici? Cioè, essendo lui un religioso, aveva comunque un particolare legame, credo che fossero religiosi, adesso io non li conosco bene, ma religiosi con i voti, quindi di obbedienza anche. Così, come giustificò questo suo comportamento libero con il suo status canonico di religioso? Che credo non rifiutò mai, comunque, non chiese mai l'estra clausi, si dice, insomma, non uscire dal chiostro. Ecco. Aggiungerei anche io un'osservazione. Io mi ricordo che in quegli anni, io toscano, quindi giovane, anni 70, anni 80, quello che ci stupiva, a noi facevamo parte delle comunità di base, del sempre del socialismo, come la figura di padre Balducci sortisse in un certo senso immune, nonostante le sue fortissime prese di posizioni su tanti aspetti. Mi ricordo la sua partecipazione ai convegni, alla Prosciutta Cristiana, quando venne mandato anche Bacet Bozzo come controllore, quindi scontri anche forti lì durante le assemblee, cioè rispetto a tante altre figure, l'abate Franzoni, oppure Don Morgani di Livorno, no? Tante altre figure comunque sospese a due vinis e colpite, invece lui, che tutto sommato era sempre passato indenne rispetto a quella temperie a volte molto accesa. Domande assolutamente pertinenti. Allora, io ho alcune risposte, credo di averle, magari non tutte, ma da un lato, senza dubbio, ad esempio per circa il rapporto con i superiori, non dimentichiamo il prestigio che pian piano costruì Balducci per la sua statura intellettuale, nota a tutti ormai, che insomma dalla fine degli anni 50 in poi si impose. Poi, ecco, forse non ho citato il fatto che Balducci era, come sapete, chi l'ha ascoltato, fu uno straordinario conferenziere, uno straordinario oratore, splendido. Lui parlava a braccio, senza una riga di appunti, ma parlava come un libro stampato, ma al tempo stesso facendosi ascoltare meravigliosamente, catturando meravigliosamente, senza alcuno sforzo, l'attenzione. E in ogni caso scriveva altrettanto bene, naturalmente, era profondo, accurato e chiaro e incisivo al tempo stesso, quindi accumulò notevole prestigio culturale e intellettuale. Il prestigio, come accadde anche ad Erasmo da Rotterdam, che tra l'altro fu molto caro a Balducci come precursore della cultura della pace, e cultura della pace che, come abbiamo detto prima, Balducci valorizzò moltissimo, in particolare negli anni 80 e all'inizio degli anni 90, quindi conquistò un suo grande prestigio e che contribuì a proteggerlo, senza dubbio, dagli strali, diciamo, ecclesiastici. Oltre al prestigio, un altro motivo è quello che ho ricordato prima, cioè la diplomazia dell'uomo. L'uomo dialogava, non le mandava a dire, perché le cose le diceva con chiarezza e si espresse sempre liberamente,
ma sul piano umano, dei rapporti umani, era uno diplomatico che parlava con tutti e dialogava con tutti. Quindi, insomma, poi gli anni romani, appunto, gli aprirono molte porte, molte conoscenze, e quindi tutto ciò contribuì a, diciamo, a salvaguardare la sua figura. Poi, in quegli anni, lui mirava esplicitamente a una riforma radicale della Chiesa, quindi non è che voleva, in fin dei conti, il bene della Chiesa, anche se un suo profondo rinnovamento. Quindi aggiungiamo poi la protezione di Paolo VI, e la protezione, o comunque una certa benevolenza, una certa stima di Paolo VI, che non dimentichiamo durò fino al 78, quindi abbastanza lungo, vero? Perché Paolo VI morì nel 78, e quindi tutte queste cose contribuiscono a spiegare, a mio avviso, se non completamente, come mai egli, diciamo, in che senso ebbe rapporti con i suoi superiori e come riuscì a, diciamo, a proteggersi e a, diciamo, non avere grossi guai, diciamo così, al di là del trasferimento forzato a Frascati e a Roma. Quindi sul rapporto con i superiori mi sembra di avere abbastanza risposto. Un'altra cosa riguardante, lei citava i cristiani per il socialismo, ecco, espressione del movimento di base del cristianesimo, molto importante. Voglio ricordare ad esempio che i cristiani per il socialismo furono un importante componente anche a livello politico della nuova sinistra, ad esempio nel PDUP e in Democrazia Proletaria. Io allora, negli anni 70, ero un giovane militante del PDUP, di Lucio Magri, Vittorio Foa, del primo PDUP, diciamo, di Lucio Magri, Rossana Rossanda, Luigi Pinto. Ecco, il PDUP aveva tre grandi componenti, anzi, soprattutto due. Da un lato la sinistra comunista del manifesto, sostanzialmente. Dall'altro c'era la sinistra PSIUPina, no? La sinistra proveniente dall'ex PSIUP di, appunto, Vittorio Foa e Silvano Miniati, che erano i principali dirigenti politici. E poi terza componente, purtroppo sottovalutata, sottaciuta, ma a mio avviso bella, importante, era quella cristiana, appunto, quella dei cristiani per il socialismo, quella del cristianesimo di base. Balducci era evidentemente l'espressione culturale teorica di questa tendenza, purtroppo poco nota, poco considerata, ma che io ricordo contribuì a dare anche a queste formazioni politiche dell'estrema, della nuova sinistra, meglio più che estrema, della nuova sinistra, perché poi queste formazioni furono il meglio della nuova sinistra, vero? Rispetto ad altre cose, ad altri aspetti dell'estrema sinistra, molto più discutibili, molto più, diciamo, inaccettabili, diciamo così, queste formazioni politiche diedero il meglio della nuova sinistra, e quindi la componente cristiano-dissidente, diciamo così, fu importante per dare una cultura nuova, ecco, alla nuova sinistra, anche se poi il 68, come sappiamo e come avrete visto anche in tutti gli altri incontri, ha avuto anche una fortissima componente marxista-leninista, ahimè, una componente leninista e stalinista che ha rappresentato, a mio avviso, il peggio del 68. E quindi il 68 in realtà ha avuto una compresenza di queste linee, di questi aspetti, di queste diverse culture politiche, no? Alcune più fruttuose, altre meno fruttuose, anche se poi un po' tutte sono entrate in crisi. Senti, faccio io una domanda, scusandomi prima che alle 5 devo scappare e se continuate non c'è problema, Marino, che è della nostra colonna, prende il posto.
Quando tu hai ricordato il giudizio sull'Occidente, adesso andiamo bene, iper macro temi, no? E dei due volti dell'Occidente, ma così, appunto, scusandomi dell'abnorme generalizzazione, ma non è che questo sia un po' un tema dei due volti dell'uomo, dell'umanità? E rispetto a questo, io non conosco adeguatamente Balducci, lui come affrontava il tema del male, cioè della presenza del male nella storia e nell'uomo, insomma, questo così, una curiosità. Anche qui bellissima domanda, perché poi, come sapete benissimo tutti, il tema del male è fondamentale nel dibattito cattolico, cristiano, teologico, eccetera. Quindi straordinaria domanda. Allora, Balducci non dava risposte rassicuranti e ottimistiche sul tema del male, anzi, specialmente negli ultimi scritti del 91-92, vedeva anche nella società tendenze regressive prendere sempre più piede, quelle che vediamo oggi dispiegarsi, e le vedeva già allora, e quindi lui non sottovaluta le tendenze al male, e non, diciamo, non si consola nemmeno con un facile provvidenzialismo. Come sapete, il provvidenzialismo è fortemente presente nella cultura cattolica, religiosa, e anche se in un certo senso credeva anche lui nella provvidenza divina, naturalmente, però insomma vi credeva, diciamo, in un senso più laico, insomma, più, come dire, attento anche alla realtà, concreta, e quindi il male per Balducci non è certo qualcosa di facilmente affrontabile e risolubile, ecco. Anzi, i mali, direi, i mali, gli innumerevoli mali del mondo. Lui era attento soprattutto ai mali, naturalmente, sociali, soprattutto alle ingiustizie sociali, diciamo, alle disuguaglianze, ai nazionalismi, ai razzismi, all'etnocentrismo, ecco, era sensibile a questo tipo di mali, soprattutto Balducci. E non è che avesse delle ricette o dicesse che sono di facile risoluzione queste cose, però tutta la sua opera, come ho cercato di dire oggi, aveva un respiro, come dire, profetico, utopico-profetico. E era un richiamo continuo alla coscienza umana. Ecco, un altro approfitto di questo per dire che non ho avuto il tempo di trattare anche questo tema. Mi ero segnato nella relazione che dovevo tenere tutto un tema molto importante sull'autonomia della coscienza, la laicità, il primato della coscienza sulla legge. Ecco. Anche su questo Balducci ha scritto delle cose bellissime. Laicità, per dirle in breve, laicità e non laicismo, quindi autonomia della coscienza, che vale per tutti, preti o non preti, laici, eccetera. Laicità, intesa come spirito critico, come, diciamo, libertà di pensiero. Che deve, c'è anche un'eredità della migliore tradizione dell'illuminismo in questo Balducci, del Kant, di che cos'è l'illuminismo, no? Abbi il coraggio del sapere aude, no? Abbi il coraggio di pensare con la tua testa, insomma. E cosa che egli praticò anche come prete, appunto, entrando in conflitto con le culture dominanti, anche ecclesiastiche. Quindi nessun facile provvidenzialismo circa il problema del male, ma progetto etico-politico e nuova coscienza, cuore nuovo, che ti trasforma la vita. Come diceva il giovane Hegel, no? Giovane Hegel, che riproponeva, che sarebbe da recuperare anche egli, no?
quando proponeva una rigenerazione politica dell'uomo e della società insieme a una rigenerazione religiosa, no? E non c'è rigenerazione politica delle istituzioni che non parta dal cuore nuovo, che non parta da una presa di coscienza, che non parta da una nuova coscienza, da una nuova interiorità, da una comunione dei cuori, la chiamava. Ecco, però è questa la scommessa di Balducci, una scommessa che oggi è però in crisi, bisogna ammetterlo, perché i tempi sono molto più duri e aspri di quello che, insomma, che lui stesso pensasse. Francesco D'Assisi. Sì, anche perché ha scritto delle cose su Francesco veramente fantastiche. Allora, su Francesco vi ho ricordato appunto il suo libro del 1989, appunto intitolato Francesco D'Assisi, semplicemente. Balducci si richiama alla povertà e sobrietà di vita di Francesco, oltre che all'autoregolazione dei bisogni e dei consumi di Gandhi. Quindi anche qui facciamo un richiamo rapido a Gandhi, che è un altro grande riferimento dell'ultimo Balducci. Non a caso anche su Gandhi ha scritto un altro libro importante. Francesco, ovviamente Gandhi rappresenta per Balducci la non violenza del forte e non del debole, sia ben chiaro. Una cultura della pace, non come negazione, non come mera semplice negazione della guerra, ma pace nella giustizia, nella solidarietà e nella condivisione. Ecco, questo è molto importante, anche, almeno l'ho detto adesso, mi ero un po' dimenticato di dirla, ma è una cosa molto importante questa. Francesco, allora, Francesco ci indica l'ottica dell'essere su quella dell'avere, il primato dell'essere sull'avere, insomma. La provocazione di Francesco è una sfida difficile, in apparenza disperata, che suscita anche irrisione nel mondo dell'opulenza, che tende allo sfondamento di ogni limite, vive nel consumismo esasperato, nello spreco permanente, non concepisce nessun senso del limite, della misura, nessuna sobrietà. E infatti consumismo, mercificazione e logica della società sirenico-spettacolare, come l'ha definita Günther Anders, non riguardano solo soprattutto le cose e la natura, ma anche le idee, la cultura, i sentimenti, gli affetti, tutto l'ambito dell'umano ormai. La nostra è una società dell'avere e non dell'essere, nella quale gli esseri umani valgono per quello che hanno e non per quello che sono. Quindi il primato dell'avere diffonde aridità, disperazione, favorisce la crescita del deserto. E quindi la volontà di potenza economico-politica, scientifico-tecnologica e militare, il dominio dell'uomo sulla natura producono l'inimicizia tra l'uomo e la natura e tra gli uomini stessi. E anche il nostro rapporto con le cose qui è in gioco, perché le cose, dice Balducci, qui egli sviluppa delle riflessioni bellissime sul rapporto tra l'uomo e le cose nella nostra società. Le cose possono essere strumento di dominio, di maledizione o di comunione e benedizione. Ci sono le cose idoli, le cose feticcio del feticismo economico analizzate da Marx, irretite completamente nei meccanismi della società dei consumi e della mercificazione e dello spettacolo. Ma ci sono anche le cose intese come i beni della terra, distribuiti più equamente, le cose del reciproco servizio e della reciproca fruizione, della compenetrazione, della crescita comune. E la figura di Francesco D'Assisi, quindi, è una figura attualissima da questo punto di vista, all'interno della nuova consapevolezza ecologica della comunione creaturale, in cui la terra diviene la casa,
Infatti ecologia viene dal greco oikos, no? La casa, l'abitazione di quei viandanti che noi stessi siamo. E quindi avvertiti quindi di ciò che comporta il suo degrado e il suo saccheggio. Quindi la povertà francescana non significa elogio della rinuncia, del sacrificio, ma indica, e questo è molto bello secondo me, un nuovo senso della fruizione, una povertà come sobrietà, insomma, come nuovo rapporto con le cose, come un sapersi rapportare, cogliere tutti i lati, i segreti delle cose, senso della misura, consumo sì, ma anche accompagnato dal senso del limite e della ricchezza umana e dei rapporti umani soprattutto. Quindi la povertà francescana non ha nulla di tetro e di austero, come qualcuno sostiene ancora oggi, ma è imparentata con la letizia, in quanto l'uomo si sente riconciliato con le cose e quindi ci fa ricongiungere con le cose, perché ci ritroviamo in comunione e in relazione profonda con le cose, di cui possiamo riscoprire anche i lati estetici, no? Il nostro rapporto ludico-estetico, contemplativo e non solo meramente calcolante, strumentale. C'è anche questo aspetto strumentale, calcolante, che fa parte della nostra vita, ma non dovrebbe essere l'unico, no? Non dovrebbe essere l'unico. E quindi il senso del mondo qui, in questa nuova prospettiva, quindi non con una mera ratio strumentale calcolante, non si chiude mai, appunto è aperto anche a molteplici aspetti ludico-estetici e contemplativi, si dischiude nella prospettiva dell'arricchimento e dell'ulteriorità di senso, no? E quindi, ancora qualche minuto poi ho finito, la povertà francescana, rivendicata in antitesi all'opulenza povera di senso, povera di direzione, povera di ricchezza umana del mondo mercificato, che però oggi è vincente e apparentemente insormontabile, questa povertà francescana costituisce un serbatoio di inaudita ricchezza, perché con essa l'uomo riguadagna un nuovo rapporto tra sé e l'ambiente che lo circonda, appunto il discorso dell'alterità che facevamo prima, no? Il discorso così complesso, il tema dell'altro, no? Che è insieme l'altro uomo, la natura, Dio, o comunque insomma una dimensione possibile, almeno trascendente, e quindi un rapporto insomma sottratto alla logica irresponsabile del consumo sfrenato e dello spreco, della devastazione e dell'abbrutimento. E quindi riguadagniamo con ciò che ci è più proprio, una nuova dignità di mortali, riscopriamo la bellezza, il piacere della gratuità, e in questo senso quindi Francesco d'Assisi appartiene non solo al mondo dei credenti, ma, diceva Balducci, a tutti gli uomini del pianeta, ed è un uomo del futuro. La semplicità e la follia evangelica di Francesco gli fanno considerare il potere, la ricchezza, la gloria, il successo come vanitas vanitatum, la fiera della vanità in cui gli uomini sono irretiti e corrotti. Appunto, invece bisogna rinunciare al mondo per riottenerlo mutato di senso, morire alla vecchia vita per rinascere a vita nuova. È proprio quello che ha fatto Francesco. E quindi in Francesco non v'è l'apologia del dolore, o almeno non v'è solo quello, ma v'è l'invito piuttosto a passare attraverso l'ineludibile esperienza del dolore e della croce, perché da questa esperienza possa nascere l'amore. Letizia e allegria sorgono quindi dai tesori della povertà. Anche Boff ha scritto, tra l'altro,
un bel libretto su Francesco di Assisi, boff caro a Balducci. E per Boff, ad esempio, Francesco è omen do paraiso, figlio della letizia e della gioia del mondo, l'uomo che custodisce e contempla l'incanto e l'armonia di tutte le cose. E quindi, e concludo, egli ci appare come il simbolo dell'uomo del futuro, in rispondenza a una svolta antropologica ed ecologica, una svolta antropologica ed ecologica già cominciata dopo la presa di coscienza dei limiti e delle contraddizioni della civiltà del consumo e dello spreco, dove lo spreco riguarda non solo le risorse naturali ma anche quelle umane, anche lo spreco delle ricchezze propriamente umane. E concludo con una citazione di Balducci che proprio ne vale la pena. La povertà di Francesco, ecco, qui ascoltate, perché qui Ernesto è veramente straordinario, è un profeta per tutti, magari le sue parole fossero ascoltate. Scrive Ernesto: la povertà di Francesco era anche una forma di amore per le generazioni future, una forma di amore a cui oggi è affidata con piena nostra consapevolezza la stessa possibilità che la storia umana prosegua. C'è un tempo qualitativo che si misura verticalmente lungo l'asse che segna il movimento dell'essere umano dalla sua condizione di bruta forza competitiva alla condizione di centro cosciente degli intrecci cosmici, chiamato a provvedere senza violenza ma con amore alla piena maturazione della creazione. Secondo questa misura, Francesco non è un uomo del passato, è un uomo del futuro. Chiudiamo qui, mi sembra una conclusione più che dignitosa. Io invito Franco, quando avrai tempo, a dare una forma scritta nei limiti, perché vogliamo raccogliere come testimonianza questi vari interventi, poi magari chi verrà negli anni speriamo che abbia modo di leggere. Va bene, grazie a tutti voi, al prossimo incontro. Grazie a voi, grazie dell'ascolto.